chiamo Patrizio Remondeghi, vengo dall'Argentina, sono in Italia dal 1990, sono un allenatore, un coach di tennis, sono tecnico nazionale per la classifica italiana, diciamo per la federazione italiana, oltre che maestro e allenatore per l'Associazione Argentina dei Tennis. Ho fatto il corso di coach in Accademia di Nick Bolettieri e lavoro qua alla Ravenna Tennis Academy, sono il direttore. E ho lavorato con diversi giocatori, tra cui le sorelle Serra Sanetti, per 10 una 10 anni, l'altra 7 anni, e poi Igor Gaudi, ho lavorato con Giorgio Galimberti, con Stefano Galvani, Anastasia Grimalska, attualmente con Nerman Fatic, Nefisa Berberovic e poi altri ragazzi. Allora, la prima cosa che ti chiedo è, noi nel programma, quando in questo programma, raccontiamo un po' l'evoluzione dello sport. Noi abbiamo già fatto una puntata con te, però in quell'occasione tu ci hai raccontato un po' come sono cambiati i movimenti. Ok, giusto. Quello che invece vogliamo fare questa volta è un po' una cosa diversa. Cioè, è cambiato sì il tennis, è cambiato il movimento, ma soprattutto sono cambiati gli allenamenti. Quindi tu hai, posso dire, creato un, o migliorato un tipo di allenamento. Intendo quello. Sì, sì. È una cosa che tu hai appreso da altri ma hai migliorato, o è una cosa tua? Il tennis è evoluto, quindi di conseguenza sono cambiati gli allenamenti e cambiato il modo di intraprendere il tennis, dove adesso è più che tutto la ricerca di togliere il tempo all'avversario la cosa che è diventato determinante. Questa evoluzione è iniziata con Andre Agassi e poi è diventata a livelli esasperata con Novak Djokovic, dove è l'obiettivo cercare di prendere la palla quando sale e tagliare il campo per giocare il più possibilmente dentro il campo. Questo accorcia il tempo e, accorciando i tempi dell'avversario, crea degli spazi liberi più facilmente nel campo dell'avversario da poter sfruttare. Questa è l'evoluzione che ha fatto il tennis. Noi questo abbiamo creato un sistema per i ragazzi, ho creato un sistema su un'idea leggendo un libro di Hagan Bernardini che si chiama Lo Stem e l'arte del tennis. Avevo trovato un esercizio, ho sviluppato questo esercizio e ho iniziato a creare il semaforo, che è una cosa risaputa di come giocare le situazioni del campo, difesa, costruzione, pressione e attacco. Su questa idea poi abbiamo sviluppato tutta questa idea, quindi nel senso in che parte dovrei giocare della palla, dovrei colpire la palla in funzione della zona che mi trovo del campo, a che altezza dovrei giocare, dove dovrei giocare e perché. E poi per ultimo abbiamo creato una divisa, questa che vedete me, una divisa per quando si fa il classico esercizio che il maestro sta alla rete, che io chiamo muro spagnolo, il famoso esercizio che è venuto fuori con il grande Pato Alvarez, che ha creato tutto il tennis spagnolo. E noi abbiamo cercato di fare in maniera un pochino più visiva e più chiara per far capire al giocatore, in funzione della zona del campo, in che zona mi doveva arrivare, in che zona dovevo io fare la volée. E quindi questo è lo che abbiamo sviluppato. Per i ragazzi è più facile apprendere questo tipo di allenamento piuttosto, perché prima mi spiegavi che ad esempio era già presente questo tipo di mentalità, cioè colpire in difesa, quindi la parte rossa, cioè cercare di tenere la palla più alta, più bassa, a seconda dello sviluppo del gioco. Però tu hai sviluppato questo, questa divisa a colori e poi tutto lo sviluppo per aiutare i ragazzi. Bravo. Corretto? Giusto, perché soprattutto quando i ragazzi sono giovani, tutti i messaggi che arrivano attraverso la scuola sono tutti messaggi visivi e uditivi. Mano a mano che crescono, il messaggio più importante, la caratteristica più importante, il canale, diciamo, ancora per esprimermi meglio, il canale più importante dove i giocatori imparano è quasi sempre il canale cinestesico, ma questo succede normalmente dopo i 15-16 anni. All'inizio il canale cinestesico, che sarebbe il canale delle sensazioni, è un canale per i ragazzi tra virgolette sconosciuto,
perché nella nostra educazione, nella scuola, tutto impariamo attraverso gli occhi e le orecchie, quindi sentendo e vedendo. Questi esercizi, questo che abbiamo creato noi, è prevalentemente visivo, okay? Però è molto molto chiaro, è molto facile da capire, è molto facile anche di impararlo, perché è un messaggio ben 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 chiaro. Potrebbe essere che il successo di questo tuo metodo di insegnamento è dettato anche dal fatto che in qualche maniera c'è un'evoluzione anche nell'apprendimento dei ragazzi, cioè i ragazzi oggi hanno bisogno, guardano molti video, quindi un aspetto diciamo non di video ma di visivo, cioè io lo vedo, è impattante, tu mi dici rosso, io non devo ragionare a rosso spalle, rosso lo vedo lì, arancione, non devo ragionare, ok, devo arrivare pancia, è lì, no? Quindi è immediato, potrebbe essere? Sicuramente sì, i ragazzi, come hai detto te, adesso sono molto molto visivi, perché sono, lo facciamo tutto, lo facciamo anche noi, siamo tante aree nel telefono e quindi è diventato tutto molto più visivo e quindi è un messaggio molto più immediato, è molto facile imparare, molto chiaro. Appunto per questa cosa, secondo te è più semplice per i ragazzi più piccoli piuttosto che per quelli più grandi questo tipo di allenamento? No, è semplice più o meno per tutti. Secondo me sono, è nel nostro lavoro, noi dobbiamo creare degli abiti. Ok? Quindi il punto sta a creare degli abiti. Io questo lo dobbiamo fare fino a che un certo punto ho creato l'abito e questo vado in automatico. Perché in tennis gioca in automatico, a alti livelli gioca in automatico. Per io giocare in automatico devo creare nell'allenamento l'abito giusto, attraverso tra un ragionamento. Quindi all'inizio non è in automatico, però io lo devo fare tantissime volte fino a che vado in automatico e in partita questo non lo devo nemmeno pensare, parte in automatico. Okay. La cosa che mi ha sorpreso moltissimo, ti dico, poi magari dopo preparato per il ragazzo che poi spieghi nel dettaglio la parte, chiamiamola teorica, e poi abbiamo visto la parte pratica. Però nella parte pratica un giovane mi ha veramente sorpreso l'allenamento che tu hai fatto fare, perché avevi spinto una corda e i ragazzi giocavano sopra, molto più alto rispetto alla rete. Quello era legato ovviamente a questo tipo di esercizio. E addirittura c'era un esercizio che loro dovevano scegliere, non è che dovevano giocare sempre sopra, perché la corda era montata a questa altezza qua. Quindi loro quando erano fuori erano in una zona arancione e rossa, quando erano dentro al contrario dovevano cercare di passare o giallo o verde, quindi dovevano passare sotto la corda. Ok, a questo punto ti chiedo però di entrare un pochettino nel dettaglio, cioè rosso, arancione, giallo e verde. Ok. Perché lo ricollego alle immagini che abbiamo fatto stamattina con i due tuoi ragazzi. Okay. Più... Allora, i colori sono fatto, è un semaforo come spiegavo prima, dove la costruzione del giocatore si fa, secondo il mio parere, come in una squadra di calcio. Una squadra di calcio normalmente la squadra che vince lo scudetto è la squadra che prende meno gol. Quindi tutto, ogni allenatore normalmente inizia costruendo la squadra della difesa e poi inizi a costruire tutto il resto. E nel tennis, secondo il mio parere, succede uguale, anche se il tennis adesso è diventato molto aggressivo, ma i ragazzi di adesso vogliono tutto in maniera più immediata, odiano la difesa, la costruzione non hanno la pazienza di farla e vogliono subito il vincente. E quasi sempre i due colori che loro conoscono è la difesa, quando proprio è così evidente che non posso fare altro, o l'attacco. Non conoscono né la parte arancione, che è la costruzione, né la parte gialla, che è ancora più predominante, che è quello che Danilo Pisorno chiama la zona di creatività o di opportunità, o che io chiamo di pressione. Okay? E nel tennis di alto livello gli errori più alti tra vincenti, il punto può finire in tre modi: winner, vincente, errore forzato, vuol dire che l'opponente mi forza l'errore, mi costringe l'errore, o errore gratuito. A livelli bassi è l'errore più alto, e l'errore gratuito è molto più alto che le altre due componenti. A livello alto
la componente più importante è l'errore forzato, è quella che fa la differenza più di tutto, ok? Questo perché? Perché i giocatori conoscono molto bene la zona arancione e la zona gialla. La zona gialla tra i ragazzi non esiste, vuol dire quando loro vengono dentro il campo vogliono subito fare il vincente. Invece che crearsi l'opportunità, giocare in uno, non in un colpo, sino in 2-3 colpi, quindi mettere una palla più angolata che l'alto arriva male e costringo all'errore o che mi accorcia per fare successivamente il vincente o scendere a rete. Ok? Questa è una zona tra i ragazzi un po' sconosciuta, che si rifiutano un po' di fare e che diventa fondamentale. Tanto è così che loro, cercando solo il vincente, conoscendo questi due colori, cercano il verde in situazioni che non sono, che sono o giallo o rosso, e dopo per quello è che a basso livello gli errori gratuiti sono così alti. Invece tra i professionisti, quando la palla è facile, non cercano il verde, perché il giovane cosa fa? O fa un vincente, ma è raro che succede, o fa tantissimi gratuiti. Loro invece cercano di giocare in due colpi e aumentano molto di più gli errori forzati dell'avversario e diminuiscono gli errori perché giocano questa palla con un pochino più di margine. Mi è fatto venire in mente una cosa, perché un po' di tempo fa ne stavo forse parlando con, adesso non voglio dire nulla perché non sono sicurissimo, comunque stavo parlando con un istruttore di tennis, perché lui infatti mi raccontava questa cosa, dice il problema principale nel tennis e nonostante ovviamente si parlava di evoluzione, di come era cambiato e via dicendo, mi diceva, perché era un vecchio tennista, quindi mi spiegava, noi nella nostra testa c'era anche il palleggio molto prolungato prima di cercare di affondare il colpo per cercare di mettere in difficoltà la cosa, era più quasi uno studiarsi sui primi 2-3 colpi e poi al quinto colpo andare a cercare. Oggi dice i ragazzi tendono a tirare la prima palla come se dovessero chiudere direttamente sul primo. Questo è il problema dell'educazione, c'è l'immediatezza su tutto. Voglio una cosa, vado sul telefono, prendo internet e me la faccio arrivare a casa in un secondo. Tutto è diventato immediato e quindi i ragazzi non hanno perso la pazienza, perché non c'è più bisogno di pazienza per niente, c'è l'immediatezza e loro portano questo concetto nel tennis. Ma ti posso fare una domanda che esula un po' da questo contesto, però secondo me si ricollega. Allora, ti stavo dicendo, la cosa che stupisce è che negli ultimi 20 anni i giocatori, quelli veramente potenti, veramente al top di gamma, sono ancora quelli che c'erano 20 anni fa. Certo. Mentre i giovani comunque, nonostante siano dei buoni giocatori, fanno fatica. Secondo te perché? E che è ricollegabile a quel criterio? È per questo. Allora, succede questo, che i grandi campioni sono ancora a dettare legge. Perché? Perché hanno, tra virgolette, questa vecchia scuola, sono arrivati tutti attraverso soprattutto una scuola di lotta, di sofferenza, tra virgolette, però giocatori che sono abituati a lottare il punto, che sanno vincere quando le situazioni non sono ottimali, riescono comunque in situazioni non ottime a avere un livello molto alto, e questo è legato secondo me anche all'educazione, e nel senso che adesso i ragazzi adesso sono tra virgolette un pochino più capricciosi, quando le cose non vanno bene preferiscono lasciare stare, e questo nelle nuove generazioni succede, non riescono a trovare continuità, perché per trovare la continuità che hanno questi grandissimi campioni bisogna imparare a vincere quando le giornate non vanno bene, e più che Rafa Nadal è il più grande maestro, anche Nova York, di vincere quando le giornate non vanno bene. E questo nei giovani adesso diventa difficile. Sono molto bravi quando tutto va bene, ma come diceva Andre Agassi, in un anno sono 5 giornate che tutto è perfetto, tutto il resto devi convivere con te stesso e lì devi riuscire a tirare fuori un livello comunque accettabile che ti permette di vincere le partite. Allora, tornando al dettaglio, che mi hai detto proprio questa cosa che secondo me potrebbe essere molto interessante, perché mi hai fatto venire in mente che Djokovic, per esempio, spesso e volentieri gioca in recupero per poi cominciare a costruire il suo gioco, no? Cioè, nel senso che non... Sono dei grandi difensori. Nadal e Djokovic sono dei migliori difensori del mondo, quindi sono in grado di capovolgere le situazioni, ma anche i giocatori adesso moderni, sì, ma lo stesso Alcaraz è un giocatore completo, sono in grado di giocare in qualsiasi tipo di superficie, ma sono in grado di giocare in qualsiasi tipo di situazione.
Alcaraz è in grado di difendersi e passare da una situazione di difesa a giocare anche in attacco. I ragazzi adesso sono propensi all'attacco, all'immediato, ma spesso mancano le basi. Quindi quando sono in giornata, che sono padroni del gioco e che sono loro a dettare il gioco, va tutto molto bene. Quando la giornata va meno bene e quindi subisco un po' il gioco, non sono in grado di tirar fuori la partita lo stesso. Allora, qua ci hai spiegato bene quello che abbiamo parlato prima, ok? Le quattro situazioni di gioco, il famoso semaforo da cui partiamo, della, vedete, questo circolo centrale sarebbe la zona di costruzione, ok? Questa è la zona rossa, dove fuori della zona di costruzione, quando io mi inizio a allontanare dal centro, ho bisogno di più tempo per recuperare questo spazio, a quel punto vado in difesa. E in difesa qua dice che ci vogliono almeno sopra i quattro colpi. Quando sono in difesa, l'obiettivo qual è? Giocare verso il centro con profondità. Perché con profondità? Perché io cerco di una situazione di difesa mandare all'altro giocatore anche lui in difesa. Ok? Se io gioco, quindi la priorità tattica è la profondità. Perché gioco verso il centro? È ovvio che se io giocassi negli angoli sarebbe migliore, ma in una situazione di precario equilibrio diventa difficile, quindi io cercando l'angolo potrei tirare la palla fuori. Giocando al centro diventa un pochino più facile, magari se sbaglio posso andare nell'angolo e allo stesso tempo che cosa succede? Do anche meno angoli, perché se la palla mi viene corta ma è centrale, le angolazioni che do sono inferiori a che se io la palla va angolata e è corta, ok? Dopo questa situazione c'è la situazione di costruzione, dove ci sono almeno tre colpi. Costruzione vuol dire io mi devo costruire il gioco per fare in modo di arrivare alla zona gialla, ok? Come mi costruisco il gioco? Giocando profondo e, come spiegavo prima, cambiando gli angoli, perché se lui arriva male in questa situazione anche lui cercherà la difesa centrale e io ho il controllo del centro del campo, come ci hai spiegato qua. Se io muovo la palla, lui arriva di nuovo fuori equilibrio e probabilmente mi dà la palla sempre in questa zona e io ho il controllo del centro del campo. Se invece ai ragazzi le piace moltissimo il contrapiede, se io gioco qua e l'altro arriva male e la palla me la dà al centro, se io ripeto l'angolo, lui già arriva meno male, a quel punto trova l'angolo e vado io in difesa. Quindi quando io sono al centro del campo, per me la priorità è, uno, come ci è spiegato qua, questa è la zona del rovescio, della linea bianca in giù e la zona del diritto, quindi cercare di giocare con il diritto, primo. Secondo, muovere la palla, fare spostare l'altro, perché per far che l'altro accorta, a quel punto vengo nella zona creativa o di opportunità, o che io chiamo pressione, che sono due colpi, e queste due situazioni, come dicevo prima, sono per i ragazzi sconosciute. Bene, quando sei col diritto al centro non devi mai prendere lo stesso angolo, come ha spiegato. Ok, cambio. Quando sei col diritto al centro non devo mai riprendere lo stesso angolo. La muovo. Vai. Bene. Vai. Ora. Ok, la situazione è gialla, a quel punto cambia la priorità. Non è più come prima la profondità, prima era centrale e poi più con angolazione, sino qua la priorità è l'angolazione, quindi inizio a giocare gli angoli corti, quello che noi chiamiamo la mezzaluna. Questo cosa succede? Gli angoli corti fanno che io apra il campo. A quel punto non faccio più uscire la palla come prima sulla linea da fondo campo, faccio uscire la palla sulla linea laterale. Questo manda l'avversario fuori del campo e mi lascia gli spazi liberi. Via! Era rosso, non era arancione, vai! Giallo, bravo, vai, vai! Vieni dentro! Vieni, veloce! Oh. Rosso, brava! Vai, vieni veloce! Bene, ottimo, vai! Bene, vai! Via veloce! Brava, vai! Rete! Via! Bravo, ok. Dopo questa palla, come dicevo prima, è quella che mi procura gli errori forzati, è la palla più importante nel tennis di adesso. Questo che cosa comporta? Questo comporta questo che è molto molto interessante, che spesso i ragazzi non conoscono. E dove devo entrare la palla? Perché nel tennis di prima
che si giocava a palleggiare, si entrava prevalentemente da sotto. Noi colpivamo, tagliamo le corde anche al centro della racchetta, proprio in centro. Adesso i giocatori moderni difficilmente tagliano le corde al centro della racchetta, tagliano quasi sempre in punta. Perché? Perché la palla la prendono o gialla o verde e iniziano a colpire più in punta, cambia l'entrata sulla palla, ok? Quindi quando io gioco giallo, prima, come dicevo prima, la palla stretta si giocava anche prima, ma si giocava entrando da sotto, adesso invece si entra da sotto e quello che è importante è che quando voglio giocare sugli angoli devo capire che la palla la devo colpire sul lato. Questo ha cambiato anche la tecnica. In che modo? Prima, quando si entrava da sotto, erano chiaro che i finali erano in questo modo, che vanno molto bene per la palla rossa e per la palla arancione, ma quando inizia a essere giallo e verde, il finale è più di questo tipo. Poi, e per quello che tu dici che è cambiato la tecnica, perché quando noi giocavamo prendevamo la palla da sotto e la palla era finita, adesso non la prendono più da sotto, quindi la palla la prendono quando sale. Quindi io prendendo la palla quando sale, se la palla sta salendo, io entro così, la palla va fuori. Quindi come la palla sta salendo, l'unico modo perché la palla vada diritta è che io abbia la racchetta in questo modo. Quindi vuol dire che io la palla la prendo giallo o la prendo verde. Ma cambia ad esempio l'impugnatura? L'impugnatura cambiano, però lo fa Federer che usa una Inster e lo fa, potrebbe essere Djokovic che usa una semi-western. Quindi a volte le impugnature non dovresti esasperarle. L'ideale adesso l'impugnatura più usata è una domanda giustissima la tua, l'impugnatura più usata adesso è la semi-western, che è una via di mezzo tra la Inster che si usava e quello che potrebbe essere una western. Una semi-western è una giusta via di mezzo e ti agevola in questo tipo, perché è chiaro che se io gioco con Continental faccio fatica a poter entrare di sopra. Io preferisco non cambiare l'impugnatura e costringerti che tu prenda la palla quando sale, automaticamente tu l'impugnatura la cambi da solo. Okay. Diventa molto più semplice, perché quando io faccio pensare a uno l'impugnatura, dopo diventa il movimento si inceppa. Invece tu il movimento non ci pensi, io ti chiedo una cosa e tu aggiusti l'impugnatura per poterlo fare. Mi sembra tutto perfetto. Infatti, dai, chiaro. Molto molto semplice. Io ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio io a te, no, ringrazio a te. Per questa situazione che secondo me è molto molto bella e... Ci vediamo in televisione. Va bene, grazie, grazie a voi, grazie a voi. E spero che sia utile per qualcuno. A noi è abbastanza utile, poi come dicevo prima, si tratta di creare queste giuste abitudini nei ragazzi e che questo diventi automatico e che loro non ci devono pensare come fanno i grandi campioni. Ti faccio un'ultima domanda che però è più... Quando iniziano le lezioni qui alla stagione? Quando stagione? Allora, la stagione da noi non inizia e non finisce, perché come tu ben sai facciamo tutto l'anno. Adesso inizia il periodo invernale, inizia la settimana prossima, il 12, e con l'inizio della scuola si inizia il periodo invernale. Il periodo estivo per noi è molto importante, quel periodo che è quasi più importante, perché in quei tre mesi, appena finisce la scuola fino a che inizia, noi cerchiamo di far che questi tre mesi diventano sei mesi, perché raddoppiamo gli allenamenti e con tre mesi facciamo gli allenamenti che faremo in inverno in sei mesi. Perfetto.